Buongiorno, sono Luca di Nord-Est Prati, ci troviamo oggi nel nostro vivaio che si trova a San Donà di Piave in provincia di Venezia e faremo una dimostrazione di posa di tappezzanti in zolla. Le tappezzanti in zolla sono una novità nel mercato del vivaismo italiano e quindi non ragioniamo più con piante in vaso, ma ragioniamo con una pianta che si presenta in zolla e che può essere posata come il prato zolla per dare un risultato di pronto effetto finale. Le zolle vengono vendute, vengono consegnate su cassette in modo che durante il trasporto non ci sia uno stress per la pianta. Quindi tra una zolla e l'altra passa dell'aria, quindi le piante non soffrono, non vengono stressate durante il viaggio e quindi la pianta vi arriva a casa come era qui in vivaio. Oggi posiamo la verbena ibrida, che è un'erbacea perenne che è molto generosa, molto resistente alla siccità e che può essere benissimo usata come alternativa al prato. Infatti ha una tolleranza al calpestio che è veramente incredibile. Un altro grande vantaggio di questa pianta è che ha necessità di pochissima manutenzione. Un paio di tagli, 2-3 tagli all'anno, sono più che sufficienti per tenerla in ordine. Come si può vedere, la posa di queste tappezzanti in zolla è veramente incredibile, cioè dà subito una soddisfazione, si riesce ad avere immediatamente un lavoro finito. Le zolle pesano poco, 3-4 kg all'una, per cui è molto veloce e pratico lavorarle. Anche queste, una volta finita la posa, andranno subito irrigate abbondantemente per facilitare la radicazione e nell'arco di poco tempo aderiranno al terreno e diventeranno un tutt'uno con il vostro giardino. Però avrete fatto una aiuola di pronto effetto che vi darà subito soddisfazione senza dover attendere tempi lunghi come si fa generalmente con le piante in vaso.